Se qualcuno ti dicesse che vicino alla tua casa si trova una miniera d'oro e che puoi recarti in quel luogo ogni giorno e prenderne tanto oro quanto sei in grado di trasportarne in mezz'ora, che gioia sarebbe per te? Ed ecco che il Re Celeste ci mostra una miniera d'oro più preziosa, che contiene non il minerale metallifero terrestre, ma un bene celestiale ed eterno, la grazia divina, gli infiniti meriti della redenzione. Questo tesoro senza prezzo è il santissimo sacrificio della Santa Messa. La più piccola grazia che ne deriva ha più valore di tutto l'oro della terra. Il sensibilissimo cuore di Gesù ha trovato questo modo meraviglioso per distribuirci le grazie della redenzione. Questo cuore, pieno di amore, fa sì che il Signore Gesù ogni giorno discenda sugli altari e ci consoli in questo esilio. Questo cuore misericordioso fa sì che Egli si avvicini a noi con tali parole: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò». Amatissimo Figlio del mio cuore, vieni a presenziare al mio sacrificio, e se sei debole, io ti guarirò, ti coprirò con la veste delle sante virtù e ti introdurrò nel santuario del mio amore. Poiché il Signore Gesù si offre per noi sull'altare dell'amore, diventiamo anche noi offerte di amore per Lui. Offriamo ogni giorno sull'altare del nostro cuore le azioni malvagie, le passioni disordinate, le concupiscenze intellettuali, insomma, tutti i peccati che possiamo compiere, e cerchiamo di distruggerli completamente. Modifica tutte le tue sofferenze in canto di amore e di lode. Poi, offrendo te stesso, parteciperai al sacerdozio di Gesù Cristo. Quando offriamo noi stessi in sacrificio, è come se Dio donasse a noi tutti la consacrazione sacerdotale. Prendi nelle tue mani il calice dell'altare e versa in esso le tue lacrime e il tuo sangue. In verità, ti dico che il tuo sacrificio, unito al sacrificio del Salvatore, costituirà la preghiera più perfetta. Se hai la fortuna di accostarti alla Santa Comunione, ricordati che stai bevendo il sangue santissimo di Gesù dalla ferita del suo cuore. Che miracolo! Quando il Signore Gesù viene a noi nella Santa Comunione, ascolta questa preghiera che Egli eleva al suo Padre. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola. Dopo la Santa Comunione, ascolta attentamente la voce di Dio in te e fai ardere il tuo cuore nel fuoco celeste che ti consuma.